Enrico Brignano, eccolo. Eccolo qua, fa una parte molto particolare in questo film, ce ne vuoi parlare? Beh, particolare, faccio un autista, un NCC, ce ne sono a Roma tantissimi, noleggio col conducente, sono il conducente di un'autovettura dove, che diciamo, la cui proprietà è di un palazzinaro un po' cafone romano, il prototipo, in questo caso è interpretata straordinariamente bene da Maurizio Mattioli, con il quale si lavora straordinariamente bene. Il ruolo è molto divertente, anche perché lui poi in un momento ben preciso avrà il sopravvento sulla banca, sulla sua banca, per un mutuo ventennale per comprare casa, e poi avrà il sopravvento sul suo padrone, datore di lavoro. Quindi è un, diciamo, una sorta di sfida a tutti i datori di lavoro, a tutti quelli che opprimono i propri dipendenti. Questo periodo è un po' è molto attuale, questa parodia. Guarda, credo che sia sempre attuale il fatto che i datori di lavoro sembrino agli occhi di tutti sempre dei cattivi, e che i dipendenti siano sempre sfruttati, per cui bisogna capire da che parte della trincea uno sta, se da una parte o dall'altra. Purtroppo la situazione lavorativa non aiuta, i sindacati non aiutano a stemperare, e quindi non si capiscono le parti. Lo Stato non aiuta, perché lo Stato prende le tasse sia dall'uno che dall'altro e fa rimanere scontenti sia i datori di lavoro che i lavoratori. Questa è la cosa principale. Lo Stato è una sanguisuga che fa rimanere scontenti tutti e due. Quindi un lavoratore dipendente costa due volte, quasi il doppio, a un datore di lavoro e prende la metà, e quindi è scontento. Il datore di lavoro gli costa il doppio, per averne uno solo paga due volte, dice allora ecco lì il lavoro in nero, ecco lì il lavoro non autorizzato, gente che muore sul lavoro, perché chiaramente poi vengono a mancare i presupposti per lavorare in maniera ottimale. E quindi purtroppo, se non cambieranno le regole, se chi ci governa non riesce a capire questo, non, è inutile si fanno le elezioni, tanto vedi non ce vanno le persone a votare, non, sono sempre di meno perché stanche. Questo film è a contrasto, è un film solare, lo vedi, le facce lo indicano, se puoi inquadrare le facce si vedono, sono facce divertenti, divertite, controcorrente, è un film controcorrente soprattutto per l'andamento del cinema italiano, che non prevede che d'estate si vada al cinema con un film nuovo che esce proprio d'estate, addirittura non un film americano, perché questa è prerogativa degli americani, pensare a tutto l'anno, un anno solare completo dove qualsiasi uscita, cioè, c'è sempre un momento per tutto. Invece noi abbiamo il momento del film di Natale e non abbiamo il film estivo. In questo caso è il secondo tentativo che fanno, ben riuscito a mio avviso, della Medusa e dei fratelli Manzina, per un film divertente, uno, cioè, voglio dire, al cinema ci vai. Con Manzina come ti sei trovato? Benissimo, credo che sia il quarto film che facciamo insieme, per cui bene, bene, bene. E con il cast? Ma sono tutti amici, straordinario, è buono. Noi, devo dire, a Tenuta Stagna abbiamo avuto delle storie, come unico luogo comune l'isola dei Caraibi, Antigua, per cui praticamente come luogo comune era quello, noi ci siamo intersecati e non ci siamo incontrati tutti insieme, però sapevamo di alternarci, quindi dopo di me veniva Proietti, prima di me è venuto, insomma, però ci siamo divertiti. Anche adesso che facciamo questi incontri, poi si prende un caffè insieme, si parla insieme, per cui... Senti, ci fai un saluto a RB Casting, a tutti gli amici di RB Casting? Un saluto a tutti gli amici di RB Casting, ciao, è più di questo che devo dire. Ciao, grazie e complimenti. Ciao.